e speriamo di poter intessere delle attività e dei servizi insieme a loro, perché loro hanno quell'energia che noi non abbiamo e soprattutto hanno tanto coraggio che ci spinge a poter fare delle cose che magari noi siamo un po' più restii, viviamo una certa inerzia nel nostro modo di essere. E quindi per noi sarà un futuro molto ma molto positivo, e questo ci rallegra, perché la speranza, perché il futuro appartiene a loro. Noi abbiamo tantissimi obiettivi, soprattutto ci ispiriamo a quelli che sono, diciamo, gli indirizzi che ci vengono dati dalla presidente internazionale e anche dal governatore. E su questa scia noi cercheremo di portare avanti i nostri progetti sulla pace, soprattutto progetti sociali che possono dare anche delle risposte alla nostra comunità. Questo è importante per noi, poter fare service. Fare service significa, soprattutto noi lo sappiamo bene, che come club abbiamo delle risorse che sono sempre limitate, però tutto dipende da noi, le nostre professionalità le dobbiamo mettere a disposizione di chi ne ha bisogno, perché servire al di sopra di ogni interesse personale. Il motto di quest'anno sociale è Be Different, perché è un progetto che diciamo prevede la valorizzazione dell'unicità della persona, quindi andrà a tutelare quelli che sono i diritti umani, faremo dei progetti nelle scuole per andare a prevenire il bullismo e soprattutto i movimenti discriminatori. Quello che noi vogliamo portare avanti come messaggio è quello di non vergognarsi mai di essere se stessi e di sentirsi liberi di esserlo. Quindi sicuramente entreremo nelle scuole proprio per fare una prevenzione al bullismo e alla discriminazione, sicuramente nelle scuole, diciamo, con età più piccola, quindi elementari e liceo, per andare a, in un certo senso, dare l'esempio di quella che è la tutela dell'individuo, e quindi anche andando a fare poi dei workshop su quelli che sono i diritti umani e la prevenzione discriminatoria.